Oggi il Vangelo ci introduce nel vivo del discorso eucaristico di Gesù. È un discorso che troviamo al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, che abbiamo letto 2 giorni fa, e dopo il fatto che i giudei vanno alla ricerca di Gesù. Nel primo incontro che hanno, nel primo momento di incontro che hanno, Gesù sottolinea la necessità di cercare un cibo che non perisce, un cibo che dura per la vita eterna. Di fronte a questa sollecitazione di Gesù, i giudei dicono a Gesù: ma cosa dobbiamo fare? E Gesù semplicemente risponde: credere a colui che Dio ha mandato. Questa risposta evidentemente è stata un po' dura per i giudei. E allora entriamo nel Vangelo di oggi. E allora dicono a Gesù: ma tu quale segno compi perché noi crediamo? Cioè, cosa ci fai vedere? E lo provocano. Mosè aveva fatto un grande segno, il segno della manna. Perché grande? Mosè aveva sfamato il suo popolo per 40 anni nel deserto. Gesù ha fatto una bella moltiplicazione dei pani, ma non era partito dal nulla, era partito da 5 pani e alcuni pesci. E non era nel deserto ed era per un pasto solo. Gesù, di fronte a questa sollecitazione, dice: ma guardate che il pane vero non è quello di Mosè. Il pane vero il Padre lo dà ora, adesso. Il pane vero sono io. Vero non perché quello di Mosè era falso, ma vero perché reale. E lo spiega ancora meglio dicendo: chi viene a me non avrà più fame, chi viene a me non avrà più sete. Come dire: in me trovate la pienezza. Il discorso continuerà e lo continueremo a leggere nei prossimi giorni, ma penso che è importante che raccogliamo questa sollecitazione di Gesù per noi. In Gesù noi troviamo la pienezza. Cosa può voler dire per noi che stiamo faticando nei giorni del coronavirus? Penso che possiamo guardare a quello che ci fa vivere la liturgia. La liturgia parla della mensa, della parola, parla della mensa eucaristica. Questo viene rappresentato molto bene nella nostra chiesa di Madonna dei Boschi, dove l'altare è unico, è tutto collegato dalla parola alla mensa, al tabernacolo. Gesù, pane vero, è colui che ci parla ogni mattina. Penso che in questi giorni l'abbiamo sperimentato bene attraverso queste meditazioni mattutine. E Gesù, il pane vero, quello che ascoltiamo, ed è anche il Gesù nel quale ci comunichiamo nell'Eucaristia. Noi in questi giorni sentiamo la mancanza dell'Eucaristia. Forse è una mancanza anche provvidenziale, che ci aiuta a recuperare il senso di quello che è l'Eucaristia. Anche il Vangelo di questi giorni che continueremo ci aiuterà ancora a capirlo meglio. Ma per intanto, oggi, ricordiamoci di questo: chi è che mi sfama? Chi è che toglie la mia sete? Non sono le cose, è Gesù. È il Gesù che ascolto, è il Gesù con cui vorrò, appena possibile, vivere in comunione attraverso l'Eucaristia. E allora Gesù è il pane disceso dal cielo, è il pane che dà la vita per il mondo. Oggi me la dà attraverso la parola, speriamo presto ce la darà anche attraverso i segni dell'Eucaristia, ma è Lui
che ci toglie ogni fame e ogni sete. Nei momenti in cui ci sentiamo soli, nei momenti in cui ci sentiamo scoraggiati, affaticati, andiamo da Gesù. Buona giornata.